dei interrogatori depositati dal pubblico ministero Luca Pescaroni emergono inediti in retroscena, come la spiegazione del perché la mafia assassinò prima Santolina e dopo Ignazio Salvo. Ed ora passiamo ai fatti del giorno. Oggi, mercoledì 29 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Trivolzio è stata riesumata la salma di San Riccardo Pampuri in occasione del centenario della sua nascita. Nato nel 1897, fu medico condotto e poi nel 1927 religioso dei Fate Bene Fratelli. Che cosa rappresenta per voi San Riccardo Pampuri? Per noi il fatto di essere un santo di questo secolo credo che è un grande esempio, tanto per i confratelli come per tutti gli operatori sanitari nelle soglie di questo terzo millennio. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il generale dell'ordine dei Fate Bene Fratelli, il provinciale Fra Raimondo Fabello, il vescovo e molti fedeli giunti dai vicini centri lombardi. Lo Stato ci ha abbandonato dopo la drammatica di Pronto? Ah sì, buonasera. Un attimo, glielo chiamo subito. La figlia della donna. Papà, prendi il telefono. Scemi. È a Brositi, della provincia antimafia Vigna. Pronto? Oh ciao, Brositi, come va? Elisabetta? Sì, scusa. Sì, sì. Grazie. Sì, San Riccardo Pampuri, l'ho sentito parlare adesso al telegiornale. Un servizio. Posso provarci? Sì, e quanto mi dai di tempo? Una settimana. Va bene, va bene. Ah, aspetta, dimmi qualcosa di più. Ah, Fate Bene Fratelli, nato a Trivolzio. E poi? Ah beh, almeno lasciami il libro in ufficio, va bene? Ciao. Venite anche voi, facciamo questo viaggio insieme. Buongiorno signora. Scusi, sa, non ho bisogno di benzina. Io sono un giornalista, ho bisogno di qualche informazione su San Riccardo Pampuri. Vabbè, poi glielo dico il nome. Senta signora. Io non so troppe cose, signora. Era mia mamma che sapeva tante cose. Sì, ma a me interessa soprattutto sapere se c'è una strada dedicata a San Riccardo Pampuri. Sì. So che c'è la casa dove è nato e anche una lapide. Sì. Mi può dire dov'è? Dunque, guardi, la strada dedicata a San Riccardo Pampuri è qui all'inizio del paese. Qui nasce il 2 agosto 1897 Fra Riccardo Pampuri, dei Fate Bene Fratelli, medico dei corpi e delle anime. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 4 ottobre 1981 e canonizzato il 1 novembre 1989. Qui siamo a Torino e questa è la casa di Carlo e Maria Campari, gli zii del piccolo Erminio, ai quali venne affidato a soli 3 anni. Lui era il penultimo figlio di 11 figli e era rimasto orfano di sua madre in tenera età. Siamo nel 1900, da questa data dobbiamo partire per raccontare la storia di questo straordinario uomo, morto a soli 33 anni. Erminio, questo era il nome di battesimo, è dirigente negli studi.
tanto da conquistare la stima incondizionata del suo maestro, che di lui ricorda la mitezza singolare e come fosse parco nelle parole. Termina le scuole medie inferiori a Milano, dove trascorre un periodo difficile. Gli zii Campari decidono di far trasferire Erminio al collegio Sant'Agostino di Pavia. L'ambiente gli è più congeniale e inizia a frequentare con profitto il liceo Foscolo. Ogni giorno si confessava e si comunicava. I suoi compagni ricordano ammirati il suo impegno spirituale. Nel febbraio 1916 Erminio supera brillantemente gli esami di maturità classica. La sessione era stata anticipata a causa della guerra. Suo zio, medico condotto, lo consiglia di iscriversi alla facoltà di medicina dell'Università di Pavia. I suoi compagni di corso ci lasciano molte testimonianze. Lo descrivono come un ragazzo normale, di carattere dolce, capace sempre di stare allo scherzo. Dominatore di se stesso e quindi anche degli altri. Non è stato mai possibile con lui avere una rivincita o fare una baruffa. Quando aveva giudicato di aver finito il necessario con noi, sapeva ritirarsi o per pregare o per studiare. Conservava ancora però il gusto per le cose semplici e fra tutte egli amava trattenersi coi compagni più timidi e con quelli di condizioni modeste. Una categoria che è sempre stata scettica nei confronti della fede è proprio quella dei medici. Eppure è curioso, è importante che molti di essi parlino di Erminio come di colui che ha saputo meglio definire questo contrasto tra la fede e la scienza. Lui scriveva in proposito ad un amico: possiamo noi dire che non c'è Dio, ma di fatto anche ogni istante della nostra vita è nelle sue mani. I contrasti tra la scienza e la fede dipendono solo dalla nostra ignoranza e dalla nostra presunzione o malafede, che gabella per fior di scienza semplici teorie. Anno accademico 1915-16. La Grande Guerra aveva coinvolto anche l'Italia e stava spopolando gli Atenei. Studenti, professori vengono chiamati al fronte. Erminio era iscritto a medicina e fu arruolato nel corpo di sanità. Si guadagnò anche un'onorificenza durante la disastrosa ritirata di Caporetto. Gli ufficiali medici, ripiegando con il fronte, avevano dovuto abbandonare tutto. Erminio caricò su un carretto quel prezioso materiale sanitario e da solo, sfidando il fuoco dell'artiglieria nemica, camminò sotto la pioggia per un giorno, raggiungendo i compagni al sicuro. Scriveva alla sorella Suor Longina, missionaria in Egitto, il primo settembre del 1917. Da 2 settimane faccio servizio in un ospedaletto da campo, in sala di medicazione. Quale scempio della povera carne umana. Che ferite, che squarci, quante membra fracassate. Speriamo che per la divina misericordia questo flagello abbia a terminare presto, molto presto. Purtroppo quel gesto eroico gli costò molto caro. Si ammalò di pleurite. Gli fu riconosciuta una modesta pensione alla quale volle rinunciare, in quanto lui diceva che gli bastava un solo stipendio dello Stato, quello di medico condotto. Nel 21 si laureò a pieni voti, superando molte difficoltà. Infatti così si era espresso con la sorella un anno prima. In questo anno che dovrebbe essere l'ultimo dei miei studi e il primo della mia vita professionale, prega molto affinché io possa attingere tanta forza dalla nostra fede, così bella e così santa, da poter finalmente uscire da una vita di sterili desideri e di vane aspirazioni, per cominciarne una nuova, veramente feconda di opere, che rendendo a Dio la dovuta lode e il ringraziamento, abbia a farmi più lieto e felice,
e la pace serena della sua santa amicizia. Poi più avanti è sempre un uomo vero con le sue incertezze. La mia vita finora è stata sempre la stessa. Purtroppo ad un periodo di buona volontà e di vita attiva nello studio e nella pietà, di quando in quando subentra un fosco momento di completa apulia, di mancanza di ogni buona volontà, che all'improvviso mi ritorna al punto di partenza, quando non più in giù. Siamo nell'aprile 1922. Questa è un'altra stagione di scelte e di crisi per Erminio. Dopo la laurea diventa terziario francescano con il nome di Frate Antonio. Appartenere ad un ordine ecclesiale sembra appagare il suo desiderio di impegnarsi in una vita intensamente religiosa. Dopo un breve tirocinio presso lo zio medico, vince il concorso per la condotta di Morimondo. Siamo nel 1923. Qui viene a vivere con la sorella Margherita. Lui scrive all'altra sua sorella, Suor Longina: se non fosse per la mia responsabilità professionale, dovrei confessare che il mio lavoro si assomiglia assai ad un divertimento. Era finalmente entrato in uno stato d'animo ben diverso, più sereno e nello stesso tempo determinato. Una tranquilla passeggiata giornaliera per belle strade ombreggiate e comodi sentieri, in mezzo al verde giocondo degli alberi, fra i boschi disseminati dei più graziosi e variopinti fiori. Come tutto questo richiama la illimitata, infinita bontà del Creatore. L'arrivo di Erminio in paese fece subito scalpore. Era un medico particolare. Parlava coi malati senza tenere le distanze. Accorreva ad ogni chiamata, non si faceva pagare, anzi rappresentava una istituzione di carità più che un medico, come dicevano i suoi vicini. Lasciava scivolare qualche soldo nel cassetto di chi intuiva fosse nel bisogno. Spesso, all'insaputa della sorella Margherita, invitava alla sua tavola le persone più povere e dividevano insieme ciò che era stato preparato. Margherita spesso si lamentava dicendo che non ce la faceva più a tirare avanti e lui la calmava rispondendole: si può dire di no a uno che ha bisogno? Certe volte tornava a casa con delle scarpe rotte, ma non erano le sue. Le aveva scambiate in qualche visita e, scherzando, commentava: io viaggio sul calesse, gli altri vanno a piedi, i suole ne consumano più di me. Pagava di tasca propria le medicine per i più poveri. Donava soldi alle missioni, tanto che a metà mese il suo stipendio, più che discreto, era già finito. Qui siamo all'interno della bellissima abbazia di Morimondo e qui Erminio ogni giorno assisteva alla messa e si comunicava. Ecco, questo era il posto dove veniva a pregare. Evidentemente i giovani sapevano conquistarli alla fede e con essi volle fondare il Circolo di Azione Cattolica Pio X. Continuo a citare testimonianze. Era per noi un leader di irresistibile richiamo. Ci parlava di Dio senza farcelo pesare, anzi destando in noi un interesse sconosciuto prima. Dio era la sua idea fissa. Diceva Monsignor Mainardi, assistente di quella zona per i giovani di Azione Cattolica. Per lui era facilitato di molto il compito di avvicinare i giovani e gradatamente istruirli,
perché li conosceva personalmente, a motivo della sua professione e anche per la sua bontà. 1927. Il Circolo di Azione Cattolica divenne ben presto una spina nel fianco per le organizzazioni del regime fascista, che rispondevano con ripicche e prepotenze. Erminio si dimise ben presto dal Sindacato Nazionale Fascista Medici Condotti con questa lettera. Poiché non può il fascismo d'oggi arrogarsi il monopolio del patriottismo, ritenendo io di poter essere patriota anche militando in altro partito più corrispondente ai miei principi morali, politici, né volendo per qualsiasi interesse materiale rinunziare alla mia libertà in riguardo, ho ritenuto doveroso presentare le mie dimissioni dal sindacato. Ci è voluto un bel coraggio. Nominato responsabile della commissione parrocchiale missionaria locale, Erminio si reca periodicamente a Milano, dove conosce Don Riccardo Beretta, un sacerdote col quale stabilisce una profonda e importante amicizia. Don Beretta sapeva che aveva bussato prima alla porta dei francescani, poi a quella dei gesuiti, subendo netti rifiuti, soprattutto a causa della sua incerta salute. Don Beretta gli consigliò di entrare nei Fatebene Fratelli. Lo presentò a padre Fra Zaccaria Castelletti, allora superiore della provincia Lombardo-Veneto. Padre Zaccaria, per l'eccezionalità del personaggio, non ebbe alcun dubbio di fronte al grave problema della salute. Dovesse rimanere anche un solo giorno membro effettivo dell'ordine nostro, sia egli il benvenuto. In cielo sarà per noi angelo di protezione. L'ospitalità. Sicuramente Erminio fu accolto anche per questo quarto voto, che differenzia i Fatebene Fratelli dagli altri ordini religiosi. Il 6 giugno 1927 Erminio stilò la domanda di ammissione all'ordine. Aveva informato i parenti con delle missive in cui chiedeva loro le più sentite scuse per il grave dispiacere recato loro con la sua decisione. Ospedale di Sant'Orsola, uno dei più prestigiosi che i Fatebene Fratelli abbiano ancora oggi in Italia. Erminio continuò il periodo di preparazione nel noviziato di Brescia, annesso all'ospedale. La notizia impegnò anche la grande stampa. In segno di gratitudine a Don Beretta, Erminio assunse il nome di Fra Riccardo. Emessi i voti di povertà, castità, obbedienza e ospitalità, a Fra Riccardo fu assegnato un compito di medico. Fra Riccardo era sempre il primo ad assistere i confratelli in difficoltà, il primo a sottoporsi ai lavori più umili, il primo ad accorrere al capezzale dei malati più gravi. Nonostante il continuo cedimento della salute, sono sempre più grandi la stima e l'affetto dei malati. L'ambulatorio dentistico è frequentato da tutta la città. Innumerevoli sono gli episodi di carità e bontà che ricordano il periodo della condotta di Morimondo. Un giorno uno dei novizi, Fra Damaso Roveda, si ammalò gravemente, non c'era più nulla da fare. Fra Riccardo gli disse di guardare l'immagine della Madonna e quella di Pio X e sarebbe guarito. Fra Damaso obbedì e fecero un patto. Il primo dei due che fosse morto avrebbe avvisato l'altro. Le sue condizioni di salute andavano purtroppo peggiorando e nemmeno un soggiorno nella casa di cura dei Fatebene Fratelli a Gorizia sembrò rimetterlo in sesto. Su richiesta dei parenti fu trasferito qui, all'ospedale San Giuseppe di Milano. Questa era la sua piccola stanza, ora adibita a museo. L'andamento della malattia trova scarsi accenni nelle sue lettere. Solo allo zio medico descrive qualche sintomo più preciso. In complesso, salvo un po' di debolezza e il disturbo della febbre quando è alta, non sento altri disturbi. Questo le ho scritto perché, conoscendo lo stato delle cose, non si preoccupi e quindi non pensi assolutamente a strapazzarsi per venire qui. Aprile 1930. Fu costretto a letto da una forte emotisi, accompagnata da febbre. Lo assistono la zia Maria, la sorella Margherita e padre Innocente Monculli. Fra Riccardo ebbe bisogno di parlare con il confessore.
Sapeva benissimo di avere i giorni contati. Mi fece impressione il fatto che l'idea della morte fosse in lui così naturale, testimonia il nipote Alessandro. Padre Innocente fece entrare alcuni confratelli che insieme alla zia e alla sorella assistettero all'estrema unzione. Era sempre presente a se stesso e partecipante alle nostre invocazioni per lui. Fra Riccardo aveva desiderato di morire nel mese della Madonna. Esattamente qualche minuto prima delle 22:30 del 1 maggio 1930, stringendo i crocefissi che teneva fra le mani, sollevò lo sguardo al cielo. Le sue labbra si chiusero alla preghiera e dopo un respiro profondo, egli rimase immobile in quell'atteggiamento. Il cuore dell'umile religioso non batteva più. Il patto era stato rispettato. Fra Damaso ricevette un telegramma che gli annunciava la morte di Fra Riccardo Pampuri. Dopo le esequie, per desiderio dei parenti, Fra Riccardo viene trasportato a Torino e nel pomeriggio sepolto nel cimitero di Trivolzio. In seguito viene esumato e tumulato qui, nella chiesa parrocchiale di Trivolzio. Primo novembre 1989, il dottore Erminio Pampuri, Fra Riccardo, dei Fate Bene Fratelli, viene proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II e dal marzo di quest'anno è esposto per i fedeli che arrivano sempre più numerosi. Certo, loro, i santi, finiscono per interpellare in un modo o nell'altro la coscienza di chi crede e di chi non crede. San Riccardo Pampuri, poi, bell'uomo, giovane e con una carriera sicura, lascia tutto perché Dio è più importante di tutto e trova tutto. Solo questo può bastare, forse, a soddisfare la nostra coscienza di giornalisti. Caro Ambrosetti, come vedi, ho rispettato le scadenze e spero proprio che l'articolo ti piaccia. L'ho riletto più volte, ma da modesto cristiano e laico quale sono, mi rimane il dubbio che manchi sempre qualcosa. Come se la ricerca non fosse ancora finita. Come se di San Riccardo ci fossero ancora tante e tante cose da scoprire. La sua semplicità umana e nello stesso tempo la sua cultura. Quel modo sublime di esercitare la sua professione di medico, la sua fede così pura e nella sua purezza tormentata. Ha combattuto in guerra, medico e malato allo stesso tempo. Tutto ci parla di un uomo normale, con dubbi, paure e incertezze, ma che mirava in alto, con la determinazione e la forza proprie dei santi. Questo viaggio e questo articolo mi sembrano solo l'inizio di una vera approfondita ricerca, che magari un giorno mi auguro di riprendere per me. Mio caro amico, devo ammettere poi che l'idea di scrivere sulla vita di un santo mi aveva spaventato non poco. Il mistero, la fede, la santità poi, andando avanti, tutto è diventato più facile. E anzi ti ringrazio di cuore di avermi dato un'opportunità speciale. Mi porterò nel cuore questa straordinaria esperienza. È come se lui debba sempre restare vivo dentro di me.
Erinio, Emilio, Antonio, Riccardo. In questa strana rando di nomi c'è la storia di un uomo morto solo 33 anni, l'età di Gesù, che oggi la chiesa proclama beato, fra Riccardo Ampur, diventato religioso dei Fratelli Fratelli dopo aver fatto il medico condotto oltre 6 anni a Morimondo, in quel di Milano. La sua agenda sembra dimarsi e insegna la più assoluta normalità, eppure tutti coloro che entravano in contatto con lui ne restavano profondamente toccati. Lo strano è che in oltre mezzo secolo, tra le tante persone occultate, ne vivono ancora molte, nessuna ha trovato a ridire su di lui. La ragione è semplice. Dietro la normalità della vita del Pamuri si c'è un tremendo sforzo interiore. Era nato sano, già confezionato e con tutte le carte in regola, come certe biografie tendono a far credere. Lo è diventato con alcune sofferte scelte di fuori, fatte in base a idee chiare, cogliendo le occasioni che Dio offre a tutti noi, e con l'aiuto di un ambiente particolarmente adatto. Esempio gli zii, nonché porta una scuola cattolica prestigiosa come il collegio Sant'Agostino di Via. La vicenda del meco frate ci aiuta a scoprire nella cronaca quotidiana di un mondo che pare sempre più in preda al male, insospettabile realtà bene, l'altra faccia dell'umanità, meno conosciuta e pubblicitata, non meno autentica, quella del bene in cui i santi appaiono come macroscopici flash, a fendere le zone d'ombra e buio della storia, essendo per ciascuno di noi insieme simboli e voci amiche, ragioni di speranza, provocazioni che ci aiutano a vivere uomini e cristiani. Erminio Pampuri è nato il 2 agosto 1896 a Trivolzo, piccolo centro a pochi chilometri da Via. È il decimo degli 11 figli di mamma Angiolina e morirà di tubercolosi 3 anni dopo. Questa casa è simile alla sua casa natale che oggi non esiste più. In compenso hanno cambiato nome a strada, Via Rusca è diventata Via Fra Riccardo Dottor Pampuri. Alla morte da madre, Erminio viene adottato dagli zii, il dottor Carlo Campari, la sorella Maria, già ti possidenti nel vino centro di Torino. A Torino, al piccolo Erminio cambia nome, diventa Emilio, e trova gli zii, educatori cristiani di altissimo livello. Il 10 luglio 1904, il ragazzo riceve la crema, per lui ancora giovanissimo, già si allinea anche alla scelta di fede. A Torino, del resto, si parla di io con la stessa naturalezza con cui il contadino parla del proprio lavoro. La dimensione verticale è enorme, senza ostentazioni, ma anche senza rispetti umani. Perciò, preghiera mattina e alla sera, frequenta reci del rosario, visita in chiesa e assiduità al catechismo. Gli zii, inoltre, fanno il loro discreto benessere una fonte ininterrotta di carità ai poveri, una lezione che il nipote imparerà presto e bene. Signora, come si chiama? Ma io lui. Quanti anni ha? Sono il 92. L'ha conosciuto bene, Fra Riccardo? L'ho conosciuta. C'era suo zio che faceva dottore in condotto a Torino. E lui era qui. Fra Riccardo cosa faceva? Fra Riccardo era un bovino lì e veniva quando era in vacanza, veniva con lo zio. Accompagnava zio medico? Oh, sì. E fermano a dormire qui? E dormire qui. Dove? Ma chi? Una stanza? Che è questo qui? Chi? Mi dà come la stanza qua? Una di queste due? Queste due. Una c'era, sì, c'era il tavolo con su delle briciole calde. A lui com'era? Sì, era un bambino alto così, tanto timido, perché i bambini venivano dietro me quando venivo qui. E lui faceva le domande, vai in chiesa, dici le orazioni, e lui vedeva sempre così, belti, fatti bravi e tutto così, e chiesa giocava con lui, eccola, si giocava qui in corte, eccola, qualcuno un po' bravo, un bravo bambino, un timido, sono andato, e gli avevano il coraggio di guardare in faccia di lei. Maestro Zan, lei sì. Non ha conosciuto personalmente? No, non ho conosciuto. Perché io sono del 22, quando è morto avevo 8 anni. Si ricorda, al massimo mi ricordo il funerale, ma così vagamente. Però poi si è parlato molto. Molto si è parlato, specialmente in tutti i posti che io sono andato, perché ho insegnato a Calorate, insegno ancora adesso, molto a Scondi, e qui c'è sempre stata l'occasione di parlare fra Riccardo. E tra l'altro lei ha raccolto, mi pare, una grossa, unica serie di testimonianze, tante ha registrato sul magnetofono. Come mai ha avuto questi? Così tanto per avere un ricordo concreto, vero, della vita di Fra Riccardo attraverso le testimonianze. Cosa viene fuori queste testimonianze? Come lo vede la gente? Dunque, come ha detto adesso la signora, come bambino a bambino, io ho raccolto le testimonianze che lo descrivono tutto un ragazzo timido, semplice, religioso fin dai primi momenti della sua vita, e poi ho raccolto testimonianze della sua giovinezza, dai 13 ai 15 anni.
Del periodo giovanile conserva un vivo ricordo a Agnese Canacci, domenica del San Rosario, e per molti anni dessi a Torino, proprio nel cortile casa Impari, un asilo infantile. Ebbe occasione di vedere spesso il mio pranzando proprio accanto a lui. Agnese, se dovesse raccontare a questi bambini, a questi ragazzi, chi era per Riccardo e qualche coro, che cosa direbbe? Sì, direi che l'ho usato. Era un santo, anche piccolo. Perché? Perché ci avvicinava, non era come quei ragazzi lì. Era di tutto diverso. Sentiva santità. Lei come l'ha conosciuto? Dopo la scuola media, quando ero in collegio, San Agostino. Allora vedeva spesso? Lo vedevo, quando ero a casa lo vedevo. E quando andavo, quando mi invitavano a pranzo insieme, allora le continuavo gli spintoni perché non mangiava. Ah, invitavano lei perché lo facesse mangiare? Ma poco, perché? Perché parlava di Dio, ed era in Dio, e San Paolo, e l'Epistola, e il Vangelo, e ciò. Anche a tavola? Tutto il suo tempo era a tavola. Non diceva una parola diversa. Lei si chiama? Donotti Giuseppe. Quanti anni ha? 75. 75. E quando ha conosciuto il Pampuri? Quando ho fatto oratorio. Perché hanno messo l'oratorio e noi venivamo qua all'oratorio. E lui era il presidente, anzi è stato il fondatore. E quando veniva? Lui studiava a Pavia, no? A Pavia, ma tutte le domeniche veniva a casa. E faceva anche il catechismo. Faceva catechismo. E com'era? Che poi era? Bravo. Timido, piuttosto timido però, ma bravo. E poi tutta, sempre andavamo in chiesa, ci veniva in chiesa, faceva catechismo. E... Ma cos'era diverso dagli altri? Come vedevate voi il proprio passaggio? Ma noi, non sapevamo che eravamo ancora giovani, era come noi, era come noi, perché giocava come noi, si faceva giocare, quando abbiamo finito, prima si faceva fare le nostre preghiere, un po', giocavamo insieme, e tutti i sabati veniva a casa e veniva qui. Veniva messa qui? Veniva messa qui, sempre qui. Che a Torino non c'era la merda in Montila. Senta, cosa avete pensato quando avete saputo che si è fatto fatto? Non mi è sembrato proprio una novità, perché dato che era sempre stato un carattere proprio da chiesa, ecco, perché anche prima di andare a frate era sempre un, si vedeva che era un tipo proprio da chiesa, ecco. Anche altri suoi coetanei lo vedevano così profondamente buono. Martelli, 80 anni, Cesare Risca, 83 anni. Se tu avete conosciuto Erminio Pampuri, allora si andava così. Sì. Io non l'ho conosciuto perché era sempre attivoso, da ragazzo e poi anche da giovane. Ha qualche ricordo particolare? Ma ricordo che era un bravo, la vinda passata, ecco. La fai il bene in tarco, la non la godo niente. Ha fatto solo il bene, sì. Non ha niente. No, la godo niente l'anno. Senti, Scam, lei ha dei ricordi anche particolari, mi pare che era in amicizia. Io sono venuto a grande scie. E poi lo sono vivo a Marimondo. Anche quando lui era medico a Marimondo? Marimondo. Ho capito. 21 giorni, quando sono a Mario Cavallino. Che cosa parlavate quando vi trovate assieme? Venivano a me, vedere, sognare, mangiare l'otto, che io mangiavo a loro. Ma lui è bravo come medico? Pure, anche bravo. E faceva anche delle morti. Sì. Intendava, tirava libro e pagava lui. Pavia rappresenta un'altra tappa fondamentale per l'evoluzione spirituale del Pampuri. Dopo un breve rientro in famiglia, un anno a Milano, gli zii lo iscrivono come convitore al Collegio Sant'Agostino. Finito il liceo, lo zio gli consiglia la facoltà di medicina. Per lui, medico condotto, Erminio è l'erede naturale nella professione. Erminio, invece, pensa seriamente di farsi prete o religioso. La sua ricerca spirituale intanto si accentua. La scelta di Dio diventa così. I suoi compagni di collegio concordano nel rilevare l'evidenza di una svolta radicale nella vita di giovane Pampuri. L'atmosfera del collegio lo aiuta a maturare. Ogni giorno si confessa e scomunica. E proprio nel colloquio continuo con Dio, egli attinge energie per un fecondo rapporto prossimo. La sua mitezza e il suo autocontrollo colpiscono chiunque. Anche nello studio il profitto è eccellente. 3 attestati di lode, 1 addirittura un premio.